Ciao ragazzi, la nostra serie di test Adidas parte oggi, come potete vedere, con la serie Predator e andremo a scoprire questa nuova LZ2 con i suoi pregi e difetti e i cambiamenti apportati rispetto alle precedenti versioni. Direte, dov'è questa LZ? Ce l'ho qua io, eccole qua. Andiamo a metterle insieme alle ultime uscite. Questo è lo scarpino. Oggi per cercare di dare un po' un qualcosa di nuovo a voi nel test, vedrete dopo in campo, le proveremo in contemporanea con la prima versione di LZ, quindi vedremo se le zone che hanno inserito i cambiamenti fatti, apportati, daranno delle vere migliorie oppure se comunque se troveremo delle analogie o altre cose. Non ci resta adesso che andare in campo, vedere come si comportano queste LZ, poi direttamente sul campo torneremo ad analizzare tutti questi modelli, LZ2 e LZ1 comparate, qui trovate le AD Power e le Power Sverb, sono gli ultimi modelli Predator che ci hanno accompagnato. Cosa dire? Andiamo in campo e le proviamo. Eccoci qua, come promesso, adesso per capire anche meglio le sensazioni con questi due nuovi scarpini proveremo una cosa un pochino più stramba, ovvero le proveremo in contemporanea in uno scarpino le LZ2 e nell'altro le LZ1, entrambe le colorazioni di uscita, così capiremo meglio anche nello stesso momento quali sono tutte le sensazioni che ci possano dare. Andiamo a provarle! Era interessante capire quali fossero le differenze, le analogie tra diciamo degli scarpini che hanno incluso tutti quando sono usciti e adesso ci domandavamo questa nuova release, questo nuovo restyle, che tipologie di modifiche avesse apportato. Bene, quello che avevamo detto per quanto riguardava l'LZ1, ovvero che comunque sia fosse uno scarpino veramente totale, 360 gradi, addirittura quasi molto adatto per i ruoli prettamente offensivi, centravanti, punte, comunque sia, nonostante le zone di control, tutto quello che poi ne derivava e la comunicazione che era stata fatta, lo scarpino risultava ideale addirittura anche per i difensori centrali, quindi veramente a tutto tondo, portieri, eccetera, eccetera. Quello che è stato fatto con queste nuove LZ2 è sicuramente, poi provandole in contemporanea veramente si percepisce, sembra un po' uno scherzo, un po' una cosa buffa, però si percepisce veramente, è questo aspetto della scarpa che diventa molto più ideale per chi magari ricopre ruoli dove tocca molti palloni, lo scarpino è subito più comodo, sparisce questo pad ma rimangono queste nuove estrusioni interne che danno assolutamente comfort e controllo, però costringono molto meno il piede all'interno dello scarpino, lo vedete bene, nell'LZ2 c'è comunque sia uno spazio molto più ampio per il piede. Per quanto riguarda le 5 zone, onestamente si parla più di estetica poi che di praticità, nel senso che i benefici che avete trovato, a parte il pad centrale, sono esattamente gli stessi, quindi poi sta a voi decidere se il gusto estetico vi piace di più o meno. Quindi niente, adesso andremo a concentrarci soltanto su queste nuove LZ2, vedremo nella fase di tiro e calciando il pallone, indossando soltanto loro, le risposte che ci daranno sul campo.
alla fine di questa review. Posso dire che veramente provando questi LZ2 al piede, siamo un po' diversi con tiri in porta, dream, che avete visto. Il feeling è davvero incredibile. Generalmente il fatto che le scarpine di oggi siano ready to go è una cosa abbastanza usuale, abbastanza normale, un po' per tutti i marchi. Dobbiamo dire che però, avendo qui il modello passato, sicuramente questa è una delle cose che più ci ha lasciato abbastanza impressionati, perché comunque era abbastanza difficile riuscire a migliorare un LZ che aveva sorpreso molti, ha fatto storcere un po' il naso, però poi l'ha conquistato un po' tutti. Adesso, con l'avvento delle Nitro Charge, ci troviamo di fronte a uno scarpino ancora più specifico per il controllo. Davvero qui il controllo è totale. Crediamo che al momento davvero impersonifichi giocatori come Xavi, come anche lo stesso Montolivo, che comunque sia fanno del passaggio, del fatto di toccare molti palloni durante una partita, il loro punto di forza. Le troviamo assolutamente belle anche esteticamente. Attualmente le colorazioni uscite sono questa più quella un pochino più sobria, tutta nera, però effettivamente, siamo onesti, dalle prime immagini che erano circolate, dai primi feedback che avevamo avuto, non eravamo entusiasti nemmeno noi. Vedendole adesso ci dobbiamo assolutamente ricredere, e crediamo sia veramente uno scarpino molto 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 bello da vedere, specialmente da vedere al piede in campo. La chiudiamo qui, speriamo di non avervi annoiato, di non aver annoiato io in primis. Ci sono tutti i commenti a vostra disposizione, pagina Facebook, social, continuate a seguirci qui nel canale video, che in questo mese di giugno ci sarà veramente da vedere delle belle. Vi aspettiamo il 23 allo Skill Day. Ciao ragazzi! Sì, si va, si prende la roba e si va. Pochigna! Mangerei un tavolo. Così è l'off, è di qua la cosa. Ma chi sei? Ha un futuro? Io dico di no. Ragazzo dal passato illustre, presente, incerto, futuro assente. Chiamo! 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 Chiamo!